Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi, giovedì 25 gennaio. È scappato da un incidente avvenuto ieri sera a San Maurizio Canavese e, inseguito dalla controparte, è stato fermato da una pattuglia della Polizia Municipale a Torino. È avvenuto ieri, poco prima delle 22. L'uomo, un 36enne italiano, ubriaco, bloccato, ha aggredito i due agenti, i quali hanno riportato entrambi lesioni ritenute guaribili in 7 giorni dai medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. L'uomo è stato arrestato. Le fiamme hanno avvolto il tetto di un edificio a 2 piani situato in via Garibaldi in frazione Tonengo di Mazzè. È accaduto ieri sera intorno alle 20. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la struttura. Il rogo, forse partito dalla canna fumaria, ha devastato il tetto e il piano superiore della casa. Una 50enne torinese di ritorno a Torino da Cancun, via Madrid, dopo una vacanza in Messico, è stata fermata all'aeroporto di Caselle dalla Guardia di Finanza di Torino perché all'interno del proprio bagaglio occultava, tra gli effetti personali, dei coralli preziosi raccolti sulle spiagge messicane. Ora la donna rischia sanzioni sino a 15.000 euro. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Ivrea, in collaborazione con i colleghi di Corsico, Milano, del nucleo elicotteri carabinieri e di nucleo cinofili di Volpiano, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di Arvid Sada, 34 anni, albanese, residente a Cornie, Giuliana Lomuscio, 25 anni, italiana, residente a Quincinetto, e i fratelli Robert Cola, 32 anni, albanese, residente a Prascorsano, e Fatos Cola, 26 anni, albanese, dimorante in San Giorgio Canavese. Un terzo indagato attualmente ricercato. Tutti i dettagli dell'operazione su BTV News. Si è conclusa nel migliore dei modi il bando per l'affidamento del centro sportivo di Via Ceretta Inferiore. I campi da tennis e calcetto hanno finalmente un gestore dopo una manifestazione di interesse andata deserta e un bando con una sola offerta risultata non idonea. Il secondo bando è adesso perfetto. A presentarlo l'ATI, Associazione Temporanea d'Impresa. È stato pubblicato il bando di gara per la gestione dell'area cani di via Venaria Caselle. Il testo della gara è stato pubblicato sul sito internet del comune. C'è tempo fino a martedì 13 febbraio per partecipare. La zona dovrà essere mantenuta in buono stato per 5 anni. Il punteggio sarà più alto se l'associazione è radicata sul territorio e svolge attività cinofile. Nel frattempo il comune di Caselle sta lavorando alla redazione del regolamento d'utilizzo. È tutto per questa edizione. Vi ricordo, per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata. Un saluto amici del centro mare italiano. Tempo in peggioramento nelle prossime ore a causa di una saccatura atlantica in allungamento su penisola iberica e mediterraneo occidentale. Vediamo nel dettaglio e con l'ausilio della grafica accanto le previsioni meteo per venerdì 26 gennaio. Molte nuvole al mattino al centro nord, con piogge sparse al nord ovest, sul Friuli e sulla Toscana, più asciutto altrove. Neve sulle Alpi, oltre i 900-1100 metri. Ampi spazi di sereno al sud. Fenomeni intensi al pomeriggio su Liguria e Basso Piemonte. Precipitazioni sparse anche su Arco Alpino, Lombardia, Toscana e Lazio. Chiarite più ampie al sud. Tra la sera e la notte, condizioni di maltempo tra Liguria e Piemonte. Piogge sparse ancora su Lombardia, Toscana e Sardegna. Molte nubi in transito altrove, ma con tempo più asciutto. Neve oltre gli 800-1100 metri. Temperature in generale aumento nei valori minimi su tutta la penisola, massime in lieve calo al nord-ovest e sulle regioni tirreniche, in aumento altrove. Per ulteriori dettagli, seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o scaricando la nostra app meteo. Un saluto da parte del Centro Mare Italiano.